una formulazione, diciamo così, un po' inquietante, perché si sottintende, non è un premio all'inizio della carriera, all'inizio non si danno premi, si aspetta di vedere come vanno le cose, ma i premi si danno alla fine. Quindi se noi leggessimo l'intitolazione di questo pomeriggio, premio alla carriera, come premio alla conclusione di una carriera, io direi no grazie, ci vediamo tra una ventina d'anni. Però al di là degli scherzi, è un premio, un riconoscimento a tanti anni di insegnamento. E io ho cominciato a tenere dei corsi all'Università di Sassari nel 1969. Fate un po' i conti e vi rendete conto di come io abbia passato la mia vita professionale sostanzialmente nella scuola, nell'università. In questa ultima fase della mia esistenza, ultima nel senso che viene per ultima, ma non... frequento molto spesso le scuole di ogni ordine e grado, sto bene a scuola. Ogni tanto qualcuno mi dice, non un Gogliotti col quale abbiamo un rapporto più confidenziale, come la devo chiamare? Lei, presidente, no, chiamatemi professore, questo è il titolo che mi sono guadagnato in tanti anni e al quale tengo di più. Allora, come è cominciata questa lunga storia? Certo, non è stata una vocazione. Guardate che, tra l'altro, sono pochissimi i giuristi che possono dire di aver scelto gli studi giuridici per vocazione, anche perché si veniva da scuole e licei in cui il diritto non veniva insegnato. Io sono uno di quei tanti che hanno fatto una scelta universitaria sulla base di questa considerazione. Non ho nessuna vocazione particolare, o meglio, a me sarebbe piaciuto dedicarmi alla musica, ma non avevo le qualità sufficienti. Allora, esclusa questa, che sarebbe stata la scelta da me preferita, uno strumento, si diceva, forse si dice ancora adesso, la facoltà di giurisprudenza non è molto difficile, e apre tante strade. E quindi incamminati per questa via, che poi non ho più abbandonato. E devo dire che è stata una scelta felice, perché sono arrivato alla mia età senza aver cambiato.